Allora, quello che io propongo, appunto, in sostituzione del concetto di identità o delle identità plurali, è esattamente questo concetto di condivido. Scopro, sì, insomma, mi viene in mente questo termine, sono tutto contento, felice. Vado ad un convegno a Roma sull'identità e faccio la mia relazione, ovviamente potete immaginarvi che tipo. No? Allora, dopo, una mia collega che insegna a Roma, lei insegna filosofia della biologia, e lei mi dice, ma guarda che queste cose qui che tu dici sull'identità, cioè contro l'identità, sono interessanti, perché anche in biologia cominciamo a vedere le cose che... E allora approfondiamo il discorso, e cosa scopro? Scopro che il concetto di condividuo, che a me sembrava di avere scoperto l'America, diceva solo io, no, concetto di condivido, questa mia collega già l'aveva usato nel 2009 in un suo articolo per descrivere esattamente qual è la concezione che si sta imponendo sempre di più in biologia. La biologia sta ormai mettendo in discussione il concetto di individuo. Come e perché? Proprio attraverso il concetto di simbiosi. Simbiosi o convivenza, noi usiamo di più convivenza sul piano sociale, sì, etimologicamente è esattamente la stessa cosa, simbiosi, convivenza. Ma importante, io trovo, questa convergenza inaspettata tra antropologia, diciamo così, antropologia culturale e biologia. Simbiosi in biologia compare seconda metà dell'Ottocento, negli anni 80 dell'Ottocento, se ricordo bene, un biologo tedesco, di cui non mi sono dimenticato il nome, scrive un trattato, insomma, sulla simbiosi tra le diverse specie. E a lungo, in biologia, la simbiosi è sempre stata considerata un rapporto esterno, individui di due specie diverse che hanno un rapporto simbiotico, uno dipende dall'altro, ma sono rapporti esterni, e a lungo in biologia la simbiosi è stato considerato un po' come una specie di capitolo marginale. Un po' marginale, o l'ultimo capitolo, vabbè, poi parliamo anche delle simbiosi. Negli anni 60 del Novecento in biologia si fa strada un'idea che specialmente una studiosa importante americana, Lynn Margulis, lei studiava la microbiologia, insomma, quindi lei a un certo momento comincia a introdurre il tema delle endosimbiosi, e cioè che i fenomeni di simbiosi non sono soltanto quelli tra gli organismi, ma dentro gli organismi. Allora, tutti gli organismi hanno delle cavità, no? Noi abbiamo un stomaco, per esempio, ecco, e lì cosa troviamo? Troviamo i batteri, i virus, tutto questo. E si chiama il microbiota. Ciascuno di noi ha qualcosa come un 2-3 kg di questa massa di organismi. Che per fortuna che ci sono, perché le cose che abbiamo mangiato stasera riusciamo a digerirle e a metabolizzarle, grazie a quegli esserini lì con cui conviviamo. Non vi pare? Allora, io sono medico, quegli esserini lì, tra l'altro, perché adesso dicono che il cervello, cioè l'intestino è il secondo cervello, perché hanno verificato come possono influire addirittura sulla personalità e sullo stato dell'umore. Quindi chi siamo? Siamo anche quello i che... I nostri batteri, che a loro volta sono anche quello che noi mangiamo, perché anche a seconda di cosa noi mangiamo si sviluppa una popolazione piuttosto che un'altra, e quindi ha delle influenze anche sul nostro tono dell'umore. Credo a questo punto di non dire una fesseria se dico che le ricerche di endosimbiosi, quindi di simbiosi interna, si sono spinti fino al punto di considerare le simbiosi intracellulari.
nelle cellule stesse. Quindi capite, non solo nella cavità, lo stomaco. Sempre nel più piccolo. Anche lì ci sono fenomeni appunto di simbiosi. Le cose cambiano, ragazzi. La Lynn Margulis è stata molto osteggiata dai suoi in quegli anni, perché non ne valevano sapere. Era una donna e poi tirava fuori una visione che cozzava contro l'idea darwiniana dell'individuo, e lei ha dovuto combattere assai perché questa sua idea dalla Hindu oggi invece appunto sta diventando uno dei temi più importanti, cioè, questo da un punto di vista biologico. Io c'ero arrivato, come dire, dal punto di vista più, se vogliamo, psicologico o delle concezioni delle altre società. Ecco, e questa convergenza a me sembra che sia importante da tenere presente, cioè il condividuo non è una pensata, ma è così, di uno un po' estroso, è una proposta che mi sembra che sia importante. Perché è importante? E qui veniamo al tema della convivenza non più in senso biologico, ma della convivenza in senso sociale. Perché è importante? Perché fino a che noi avevamo una concezione individualistica, cioè l'essere umano è un individuo, è chiaro che la convivenza, le relazioni sociali erano sempre qualcosa appunto di esterno, come la simbiosi ottocentesca, cioè, può esserci, può anche non esserci, starai un po' meglio, starai un po' peggio se non hai tutta la famiglia attorno, ma sei pur sempre tu, individuo. Che viene dopo? È qualcosa di aggiuntivo. Le relazioni sono qualcosa di aggiuntivo. Tu sei un individuo, entri nel mondo, ti mettono al mondo, ma tu sei già individuo. E le relazioni vengono dopo. E qui invece il discorso è, no? Soprattutto sembra che il microbiota della mamma in parte si trasferisce al neonato, insomma. Sì. Anche qui vengono fuori delle cose interessantissime. Ecco, in fondo il mio libro arriva a questo punto. Tutto questo per dire che allora forse il tema della convivenza è da considerare in una maniera molto più radicale che non, come dire, una visione tipo il buonismo. Ma sì, dobbiamo essere buoni, convivere, eccetera. No, è un problema assolutamente vitale. Poi, certo, dobbiamo decidere con chi convivere, con chi... Per fortuna. Questo è tutto un altro discorso. Ecco, a me sembra, con questo libro, di avere cercato di fornire una serie di strumenti concettuali per mettere meglio a fuoco il tema della convivenza.